Ciao my beauty lovers, benvenute, benvenuti. E allora, in questo bellissimo video pomeridiano, volevo farvi vedere un po' di prodotti nuovi. Allora, vi do a tutti il tempo di accomodarvi se avete piacere di vedere questa diretta e altrimenti, cosa attivo? Altrimenti come lo sapete che il video non viene tanto ripubblicato sul sito, viene salvato nel sito, per cui sì, nel sito, nel gruppo, per cui ho finita quest'ora, guarda, sarei pronta per andare a dormire in pantofole. E quindi cioè, sapete che insomma bene o male il video ve lo potete guardare, riguardare mille volte. Allora, mi faceva piacere farvi vedere un po' di prodotti nuovi. Allora, ho detto, quale migliore occasione? Adesso faccio una skincare, quella della sera, anche se pomeriggio comunque. Non è detto che la skincare si debba fare per forza a mezzanotte. Uno la può, se a casa poi non si esce, si può tranquillamente farla durante l'arco del pomeriggio, insomma, magari anzi così i prodotti si dà tempo loro di no? Venire assorbiti bene, evaporare, quindi comunque lasciare un pochettino più di tempo tra uno step e l'altro. Per cui mi faceva, diciamo, appunto piacere farvi vedere un po' di prodotti nuovi, quelli che adesso riuscite a trovare anche sul sito, e non è una skincare proprio per fattispecie proprio esplicitamente per il mio tipo di pelle, però sì, bene o male la si può aggiustare, poi vi faccio vedere appunto come può essere anche calibrata per altri tipi di pelle. Ciao Valentina. Quindi dicevo, vi volevo fare un attimo così, aspettavo un po' tutte perché non so se sono partita in tempo o forse sono partita anche un po' prima. E quindi niente, vi faccio vedere, facciamo una skincare, mi strucco, sono un po' truccata, sono truccata da oggi, quindi non ho tantissimo trucco. Intanto comincio, tanto usavo un prodotto un po' particolare per la detersione, quindi intanto gli occhi li strucco con il Perfect Lip and Eye Remover di Misha, è uno dei miei preferiti, mi trovo bene, in realtà io mi trovo bene anche con tutti gli altri che abbiamo, quindi non è che ho delle preferenze, insomma, uso quello che ho a portata di mano. E ricordo sempre che per struccare gli occhietti meglio non sfregare, fare sciogliere il trucco in questo modo. Ciao Katia. Fare così, piano piano, cercare di togliere il trucco, insomma, in questa maniera. Vedete, poi io già divento rossa praticamente, perché comunque vuoi o non vuoi, comunque andiamo a fare una pressione, anche se uno usa, magari usa la mano leggera, ma la metto ancora perché non ne ho messo abbastanza. Poi dipende anche dal dischetto che si usa. Io boh, l'ho presa l'acqua e sapone, credo. Questi qui, perché quelli che i coreani, i dischetti coreani non sono tanto per struccare, ma quanto per applicare il prodotto e fare anche degli impacchi, hanno proprio un'altra conformazione. Ecco qua. Ecco. Allora, vi faccio vedere come primo prodotto, che è un prodotto multifunzionale. Ciao Francesca, ciao, ciao Luisa, ciao a tutte. È un prodotto multifunzionale che è molto carino perché sveltisce molto la nostra skincare. Si chiama, ed è di Eyemish, si chiama Anti-Dust, ovvero antipolvere, sarebbe antisporcizia. Cleansing Pack, quando sappiamo che quando troviamo la parola pack significa maschera, ma in realtà questa è una sorta di bubble mask, però strucca, deterge e purifica anche bene i pori, perché quando si crea questa schiumetta, adesso andiamo a vedere cosa fa, proprio sblocca i pori e asporta molto bene la sporcizia. Io la vado a distribuire sul viso asciutto come se fosse. Lo metto anche un po' sul collo, veramente, perché io la BB cream me la spatafflo anche sul collo. Vedete, ciao Mara, ciao Maria. Vedete cosa sta cominciando a fare? La schiuma, le bolle, in realtà è molto molto sottile, come tipo di schiuma, è differente da quella di Elisaveca. Elisaveca fa proprio, è molto spessa. Questa, forse non mi sono anche poca, Va messa come una maschera, così. Posso andare?
dopo dipende dove uno, io ho notato che dove ho la pelle un po' più grassa, un po' più sporca, che poi grassa per me è una parola grossa, però un po' più sporca fa, ci impiega un po' di più. Perché ovviamente deve aggrappare forse il grasso, non ho capito bene sinceramente come faccio, magari è un'illusione. Quindi, allora, cosa vado a fare? Quando si è formata la schiumetta, che poi sfrigola anche intorno al naso, con le mani umide vado a emulsionarla, vedete? Così. Crea una schiuma così, un po' bella densa, cremosa proprio. Infatti, ho come tensiattivi i tensiattivi sono derivati dal cocco, quando vedete cocco glucoside, e vi dicendo sono dei tensiattivi che derivano dall'olio di cocco, molto belli, che purificano molto bene, ma vanno molto bene anche per le pelli che hanno una tendenza a seccarsi praticamente, come la mia. E vanno bene comunque a quelle pelli, ma anche le pelli sensibili, comunque grasse, perché il loro lavoro lo fanno, vedete come pulisce bene. Guardate, io gli occhi li ho già puliti, quindi questo non strucca gli occhi. Adesso mi sciacquo, ne risciacquo io un pochettino, lo passo sugli occhi con gli occhi ben chiusi, ovviamente perché comunque gli dà una pulizia ulteriore, va a togliere anche quel bifasico, tanto nel risciacquo lo sappiamo che un po' di detergenza schiumosa va a finire anche negli occhi. Ci vediamo tra un secondo. Io continuo a emulsionare, ragazze, cioè sotto l'acqua. Adesso mi spataflerei tutta. Allora, uso, ciao ragazze, ciao a tutte, uso l'acqua non caldissima, mi raccomando, perché l'acqua calda comunque, secca, ed è una disidratazione non opportuna neanche per le pelli grasse, ragazze, cioè è vero che ci piace, se abbiamo la pelle grassa, avere quella sensazione, no? Di lastra al limone, no? Però non è proprio indicatissima. La cosa prima un po' tiepida, poi comunque dopo fredda, fresca anche, no? Che comunque fa bene alla pelle l'acqua fresca. Allora, scusate un attimo, ma a me ogni volta mi fa un pochettino al naso. Allora, adesso uso un tonico cioè da dischetto ed è più consigliato per le pelli magari miste oppure grasse. In realtà è perfettissimo per le pelli sensibili perché lo dice anche il suo nome. Si chiama Calming Liquid Mild di Cosarax, è tutta la linea dedicata un pochettino alle pelli capricciose con l'acne o comunque sensibilizzate dall'acne. Però male non mi fa perché comunque anch'io, a parte che qua sono stata punta tipo credo da una bestia, non lo so perché mi è venuto un ponfo, o gli occhiali o proprio anche la mascherina, vedo che in una guancia più che nell'altra. E uso questo tonico col dischetto, mi metto, e oltre alla betaina salicilata che è derivata acido salicilico, ma in realtà no, ho sbagliato, è comunque un tipo di acido, ma è derivato dalla barbabietola da zucchero, che dà un potere sfogliante, ma molto molto delicato. Si sente l'odore del tea tree, che è un antibatterico, quindi comunque anche una pelle che magari ha qualche impurità, anche se è tenente al secco, può andare bene, magari lo potete anche alternare se avete paura che sulla lunga distanza vi secchi troppo la pelle, ma non è il caso secondo me di questo. Però magari se ha bisogno più di qualcosa di un pochino più emolliente, un pochettino anche con qualcosa di più oleoso, questo magari è invece un tonico comunque molto fresco, è un tonico di idratazione ma anche di rifinizione della pulizia. A tal proposito, noi abbiamo usato prima un tipo di detergente multitasking che
che oltre ad aver struccato il deterso ha anche fatto un po' di esfoliazione, ovvero ha fatto quello che potrebbe fare una maschera wash off che libera i pori e li purifica. L'esfoliazione va sempre fatta prima del tonico, perché il tonico appunto rifinisce la pulizia, ma dà la prima idratazione. Se io lo usassi prima dell'esfoliazione, capite che va perso il tonico, non mi serve più. Eventualmente, nello step dell'esfoliazione, possiamo metterci un tonico esfoliante, oppure uno di quei prodotti liquidini che possono fungere sia da esfoliante chimico e anche da tonico, perché comunque hanno un pH acido. Evitate direttamente il tonico se magari avete paura di sovraccaricare troppo la pelle, però dopo un'esfoliazione chimica un pochettino di tonico, secondo me, male non vi può fare. Lo sento nel naso perché mi soffio il naso e odio i fazzoletti. Bene, ho completato un po' la pulizia, però la mia pelle non tira. Ha una combo fantastica questo tipo di tonico, perché ha anche la centella asiatica, ha anche il pantenolo, alte verde, cioè sono tutte cose che vanno a calmare la nostra pelle e la fortificano. Quindi anche una pelle che magari è normale, tendente al secco, se però qualche volta ha bisogno di una pulizia un pochettino, cioè un tonico un po' da dischetto, magari quindi più leggero, più acquoso, perché no? Cioè, è comunque un tonico molto molto valido questo di Cosarax. Allora Mara mi chiedi, usando io di Amazon, ma non so se due in uno, tanto pulisce bene ma lascia la pelle morbida. Però un tonico è d'obbligo per me. Okay. Sì, perché allora il balm è molto pulente, ragazze. E la doppia detersione, l'ho spiegato tante volte, non è per tutti. E solitamente chi usa il balm poi usa anche una detersione schiumosa, perché magari è una pelle mista tendente al grasso, una pelle anche giovane, se vogliamo, che comunque ha tanta produzione di sebo. Noi sappiamo che comunque la produzione di sebo non è propriamente legata all'età, però può essere legata comunque anche ai cambi ormonali. E io sono dell'idea che bisogna un po' regolarsi. Io di solito preferisco o un oleoso schiumoso insieme, quindi un 2 in 1, o direttamente un olio. Lo preferisco. A me solitamente i balm asciugano abbastanza la pelle, tranne quello di Amish, che secondo me tra i vari tutti i balm che ho provato è quello più che lascia la pelle più morbida, quindi quello che ha degli ingredienti un pochettino più grassi probabilmente. E anche il Nourishing, se non sbaglio, dovrebbe essere quello giallo di Vanilla, perché Vanilla ne ha fatti diversi nel tempo. Io molti anni fa usavo quello rosa, e quello rosa io non facevo la doppia detersione, perché se sulle prime volte mi poteva andare bene, poi a lungo andare la pelle l'asciugava tanto. Quindi io penso che per una pelle che invece può essere un pochettino più grassa può andare bene, perché gliela regolarizza, no? Allora, adesso passiamo a un altro prodotto nuovo d'Alba, mi riferisco ad Alba, è il nuovo Siero Essence. Allora, io in realtà appunto lo uso come una Essence, perché si spruzza, perché è acquoso. In realtà è un siero che potrebbe andare benissimo per una pelle mista e grassa, soprattutto in inverno, perché comunque ha anche una quota oleosa al suo interno, è un bifasico. Vedete, io adesso l'ho shakerato ed è diventato rosa, fra 2 minuti dopo ve lo faccio rivedere, rifà proprio la strisciolina di olietti rosa. Dentro contiene una serie di estratti, tra cui appunto anche a parte il tartufo, che sappiamo antiossidante, rimineralizzante, via dicendo, e ha anche degli estratti di la melagrana, che è molto rivitalizzante per la pelle, e quindi è un siero comunque, però anche un'incidenza sul sebo di regolarizzare. Quindi è un, io lo chiamo siero, ma in realtà io lo sto usando come essence, è molto gradevole, molto rivitalizzante per la pelle. E per me, oddio, che ho la pelle che tende al secco, ma ormai praticamente non più,
va benissimo come essence. Invece di usarlo come siero, come quello che dovrebbe essere cioè la sua funzione. In realtà d'Alba hanno molto questa multifunzionalità del prodotto, perché usano molti prodotti spray, quindi che possono essere usati anche durante l'arco della giornata e che possono essere usati da più tipi di pelle, appunto in step differenti. Allora, Francesca mi chiede: ma se io uso un tonico esfoliante, posso anche fare lo step della soluzione chimica o fisica? Sono due cose diverse. Cioè, sì, mi viene da dire: se io uso un tonico esfoliante, a parte dipende da che tonico usi, perché ci sono dei tonici molto blandi, ma mi viene in mente quello di Amish, per esempio, ma volendo anche quello a 1,05, insomma, di Benton. Quindi, volendo ogni tanto potresti anche rifare un'esfoliazione, o mi viene in mente magari potresti usare il siero agli HA di Mizzon, magari sì, però anche no, nel senso che basta un prodotto, se dipende appunto, se il prodotto ha una buona percentuale, considerate sempre che sono esfoliazioni chimiche cosmetiche, sono molto blande rispetto a quello che fa un trattamento chimico in istituto. E comunque l'esfoliazione invece fisica, ogni tanto, perché no? Fare per esempio uno scrub ogni tanto, ma non spessissimo, però poi fai passare un po' di tempo. Poi dipende anche un po' dal tipo di pelle, onestamente. Se hai un'acne importante, no, per esempio, la esfoliazione fisica è assolutamente sconsigliata. Un detergente che va bene anche per occhi, che non secca la pelle, un detergente che va bene. Allora, ad esempio, i bifasici sono a parte, cioè fanno solo gli occhi e bocca, tipo questo che avevo fatto vedere prima, no? Di Misha, il Perfect, ma dove c'è scritto Lip and Eye Remover, sono quelli, però si usano solo per quelle parti lì. E ad esempio il balm di Amish va benissimo anche per gli occhi, però io vi dico non lo uso perché non mi piace proprio lo spatafilamento del nero, poi magari con le mani arriva da passare da altre parti, non mi piace l'idea, capito? Però è un problema mio. Ci sono persone che lo usano tranquillamente, non c'è nessun problema ad usarlo. Allora, adesso ho usato il Vital Spray Serum di Dalba, vedete com'è che ritorna tutto rosa sopra, quanto sono bellini. Questo ve lo potete portare tranquillamente anche in borsa, insomma, per dare una rinfrescata al viso e un po' più di luce. Invece, come siero proprio, ne uso uno un po' più corposo, che tra l'altro, adesso vi dico, prima di farvelo vedere, allora, a parte la glicerina che è un buon umettante, la niacinamide che quindi sappiamo che contrasta l'iperpigmentazione, e tutta una serie di estratti vegetali, tra cui anche la melanzana, l'aloe, la menta piperita, l'ibisco, ovviamente sempre tartufo bianco e il White Truffle Intensive Ampoule, il nuovo sierone di Dalba. Quanto sono preziosi, lussuosi, ma molto, guarda, sono una roba. Io avevo un po' di remore nel prendere tutta la linea, però sinceramente non so se si riesce a vedere la consistenza lattiginosa di questo siero, eppure evanescente. Allora, qua il siero, scusa, perché anche il Vital è un siero, in realtà io l'ho usato come SS, Valentina. Allora, il Vital, quello rosino, è più profumato ed è molto gradevole. Questo è quasi neutro, diciamo, questo sa sempre un po' di prodotto di lusso, diciamo, come tipo di profumazione, un po' sciuresco, se vogliamo. A me non dispiace, a me piace. Poi comunque il siero, questo bianco che ho fatto vedere l'ultimo, non mi ricordo, White Truffle Intensive Ampoule, praticamente. Questo è molto molto delicato come tipo di odore.
cioè quasi veramente quasi un po' cremoso, molto molto delicato. L'altro invece più fresco, più quasi fruttatino, ma anche un po' rosato, di rosa. Ecco qua. Ma allora, la cosa bella di questi sieri è che sono profondamente anti-age, ma rimangono leggeri. Poi, ovvio, noi andiamo dopo a calibrare quello che andiamo a mettere dopo. Se io ho la pelle che tende il secco e voglio proteggerla, andrò a mettere qualcosa di più pesante. Sciuresco, sì, sciuresco. Siamo ormai. Invece, se vogliamo magari invece alleggerire, sappiamo che abbiamo messo comunque un bel siero importante, che vedete fa anche, non fa, cioè la lucidità e la luminosità, perché lascia la pelle molto luminosa, molto fresca anche. Però non andiamo ad appesantirla, magari usiamo una crema un pochettino più leggera, quasi gelosa, oppure una lotion che è simile a questo siero, no? Avete visto che ha questa consistenza lattiginosa. Ciao Enrica. Allora, vi ricordo che il video viene salvato, così chi è arrivato in ritardo e magari si è perso tutta la scienza a profusione dell'inizio, se ne può godere dopo. Allora, ciao, ciao Elena, ciao a tutti. Allora, adesso passiamo a un contorno occhi che, perché l'ho perso, ce l'avevo. Eccolo, mamma mia, che disagio. Voi vedete, vedeste tutto l'ambaradan che ho qui davanti. È anche molto bello per un addicted come magari sono io. Vedi tutta sta roba e dici, oddio, da dove comincio? Che bello. Allora, non ve l'ho portato su di sopra, ma ce l'ho in giardino. Ho preso questo contorno occhi solo per questo motivo, perché io sono pazza del caviar lime, ovvero il limone caviale. Se l'avete avuto modo di vedere, anche di assaggiare, di sentirne l'odore, andrete pazzi. È una pianta brutta come la morte, tra gli agrumi è il più brutto, perché è spinosissima, antipatica proprio. Però, e fa questi frutti un po' a pera, cioè il limone caviale, non so se lo potete vedere dalle foto, queste, io ce l'avevo, ce l'ho anche, l'ho raccolto, perché ce n'è uno piccolino che li ha fatti quest'anno. E praticamente sì, ha un odore fantastico, fresco, di agrume fresco. E quando lo vai a incidere, ha il caviale dentro, cioè sono tutti come tutti pallini di limone fatti come un caviale, schioppettano sotto la lingua e sono freschissimi. Ed è il contorno occhi di Too Cool for School. Caviar Lime Hydra Eye Treatment, questo l'ho preso solo perché c'è questo frutto che poi è un limone australiano, viene anche chiamato, ma è perché è ricco comunque di vitamine, rivitalizzanti per la pelle e ha una composizione veramente freschissima, molto molto leggera, lattiginosa. E anche un po' l'odore lo ricorda, però, cioè ragazze, è un'altra cosa qui. La natura, diciamo che l'ha vista da lontano, come tutti i cosmetici. Allora lo andiamo a mettere così. Guardate, io ho queste parti qui che mi sono segnate con le con la mascherina, perché ultimamente l'ho dovuta tenere un po' di più. Bisogna portare pazienza, speriamo che serva qualcosa. Sono piccoli sacrifici in fondo, rispetto a quelli che fanno altre persone. Allora, ecco qua. Io l'ho messo così ed è, non so se l'avete percepito, ve lo rifaccio vedere, tanto lo metto un po' nel contorno. Okay, è così, è molto, vedete, non so se si riesce a percepire, vedete, sparisce, è molto molto evanescente. È molto piacevole. Onestamente, a me piacciono quelli un po' più corposi, però ho notato che anche quelli più corposi vado a masticciare un po' di più dopo lì. E già che io ho dei pesti sotto gli occhi congeniti, non è che è proprio il massimo andare troppo a toccarsi il viso, comunque questa parte che è veramente molto, perlomeno la mia, è molto sottile. Io ho la pelle molto sottile, si vede tutto. Quindi questo non mi dispiace per niente. Allora, questo dici, Alessandra, dici
caviar lime. Io adesso non l'ho provato sulla lunga distanza. Io di solito faccio questo test qui, che lo provo per un po' di tempo e vedo se il mio contorno occhi si mantiene normale, diciamo, comunque sento che la mia pelle rimane idratata per tutto il giorno, così penso che vada bene anche per persone comunque della mia età e anche un po' in su. E quindi dopo gli ANTA abbondanti, diciamo, e altrimenti ce ne sono altri un pochino più anti-age perché hanno anche un tipo di formulazione più complessa. Però quando parliamo di contorno occhi bisogna sempre fare attenzione a tante cose, perché le formulazioni molto complesse poi possono portare a delle intolleranze, perché ovviamente è una zona molto delicata, anche se sono prodotti veramente super 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 testati. Però cioè, sappiate sempre che il fattore sfiga non viene testato, cioè è l'unico che non viene testato dai cosmetologi purtroppo, e si chiama fattore sfiga, veramente, lo chiamano loro così, comunque. Non so se quelli coreani lo chiamano così, ma quelli italiani sì. Quindi, l'anti-age significa prima di tutto che non è che ti manda via le rughe, ma che ha una formulazione atta a preservare l'idratazione della tua pelle, l'elasticità e ha anche qualche furberia dentro, qualche siliconcino, per cui la tua pelle diventa bella, levigata e luminosa, e comunque tutta la giornata tu hai lo sguardo che non è proprio, no, avvizzito e cadente, e questo è già qualcosa. Come tipo di formulazione, che non mi ricordo niente, a parte questo limone caviale che mi aveva veramente stupito. Sì, c'ha un po' di messa cantata anche lui, nel senso che è un po' lunga, però alla fine cioè, ha come estratto questo, poi mi sembrava la niacinamide, che è altra cosa che secondo me in un anti-age non deve mai mancare, perché è una bella vitamina, stabile finalmente, che non fa impazzire la gente e comunque un pochettino incide sull'iperpigmentazione. Infatti spero che, perché qui sotto sono scura, il pantenolo, anche questo, ovviamente il pantenolo ragazzi è quasi sempre alla fine, perché il pantenolo è la vitamina, provitamina B5, se non sbaglio, vitamina B5, e non ne va tantissimo, cioè nel senso che più di tanto sballa se ne metti, non ci impacca, un macello, e la mettono in quella giusta proporzione, quando è per questo che è in fondo, ovvero meno dell'1% deve essere. E poi l'ibisco, il lupino, la moringa, bella la moringa che è in estratto, però non è l'olio. E quindi insomma ha diverse cosine dentro, abbastanza strutturato anche questo. È un po' più, forse, cioè, da noi delle volte ci lasciamo anche un po' sedurre dal packaging. Quando vediamo gli scrigni di Misha, pensiamo, questo qui è una bomba per le carampane, e come me, tra l'altro. In realtà, anche dei packaging più freschi, Too Cool for School, sappiamo che anche il marchio Too Cool for School, no, è molto giovane come tipo di marchio, però in realtà quello che c'è dentro è molto molto mirato. Poi sappiamo comunque che l'anti-age per i coreani, ma dovrebbe essere anche noi, se non ci avessero detto altre stupidaggini, deve partire da subito, dai 20 anni, ma anche prima, la cura della pelle, perché poi le magagne si portano dietro, cioè una volta arrivate si fa fatica a mandarle via, no? Come ho sempre spiegato, ma è una cosa, è un messaggio molto onesto, secondo me, che ognuno di noi dovrebbe farsi, proprio per fare suo. Bene, allora, sempre per questa meravigliosa skincare della sera, c'è una cosa bellissima da vedere, che è passato un po' in sordina, nel senso che è arrivata, io non me la sono, cioè non avevo voglia di aprirla, perché ho detto dai, no, non mi scoccio, aprire, c'ho un sacco di cose aperte. Anche perché poi questa non la posso dare nei giveaway. Perché ci spataffano le mani dentro, quindi non posso darvela e regalarla. E allora, ed è la Bulgarian Rose Satin Cream di Imish, 63% di rosa, di acqua di rosa damascena, la più pregiata e la più profumata fra le rose, la rosa bulgara, che è bellissima. Io so che non ci sono di voi gli amanti della rosa, però ragazze, dipende, se uno c'ha in presente l'odore dell'acqua di rosa della Roberts, grazie al piffero. Insomma, dopo c'è rosa e rosa, no? Allora,
lo scrigno, ecco, questo qui, lei mi dice, ma questo è un anti-age, per forza, lo so, è bellissimo, cioè, veramente è una poesia. Il bello è che, scusate, adesso faccio un momento polemico, ma tanto tra di noi lo posso fare, cioè, se una roba del genere la proponeva dico, un nome a caso, La Prairie, cioè, minimo vi costava 350 euro, minimo. Poi non la 50, che forse è una 60, no, no, una 55, vi davano un 30 ml, cioè così, la pagavate un rene, vi costava meno, cioè per dirvi, capito? Perché comunque anche la scatola, ragazzi, costa, cioè diciamoci poche stupidaggini, tra di noi ce lo possiamo dire, le scatole costano, il packaging costa. Se il cosmetico, e il cosmetico è qualcosa che ci fa stare bene, ci piace, perché no? Io ho una mia amica che compra ha preso tutta una linea tutta viola, un po' la Blueberry, perché stava bene nel suo bagno, e andava bene anche per il suo tipo di pelle, cioè per dire, che voglio dire, può essere discutibile come scelta, ma anche no, se uno fa una scelta, una cosa che la fa star bene, ma ben venga. Sicché andiamo a vedere, allora, questa cremina è molto particolare, io mi sento di consigliarla per la sera, anche se sulla scheda prodotto dice che si può usare sia di giorno che di notte, però vi spiego la motivazione. Dentro ha parecchi AHA e anche PHA perché ha il lacto bionico, l'acido latto bionico. E non riesco manco a... cioè guardate che cos'è, è densa, però è evanescente. Quindi ha questo potere di esfoliazione leggera, perché in crema non è mai un prodotto acquoso, quindi più di un tot, non è neanche segnalato il quantitativo di AHA che ha all'interno, però una incidenza sul tono, sulle cellule morte, e quindi leviga, quindi va un po' a lavorare sulla nostra pelle e secondo me è meglio usarlo la sera, piuttosto che al mattino, perché noi di giorno siamo sollecitati da tante cose, di sera ce ne andiamo belline belline a dormire e quindi non, la nostra pelle è meno sollecitata e diamo modo anche ai prodotti che noi mettiamo sul viso di avere tutto il tempo per agire durante il riposo notturno, perché comunque anche il turnover cellulare di notte è più stimolato. Questa dovrebbe aiutare il turnover cellulare, è una crema super super leggera, non è, però lascia la pelle nutrita, vedete, anche luminosa, però ha questa consistenza proprio setosa, si chiama satena apposta e non ha il tocco asciutto, rimane un po', rimane leggermente come una piccola patina, che però è molto gradevole. Se deve essere un anti-age va bene perché significa che la nostra pelle non evapora. Ma Francesca, tanto lo registriamo, quindi non, te lo puoi vedere mille volte se vuoi. Basta su questa crema, il PHD lo lascio perdere, no, guarda, lo puoi usare tranquillamente. Scusate che c'avevo una chiamata. Lo puoi, Mara, alternare. Cioè, tanto quello lì non lo usi tutte le sere, quindi comunque lo alterni eventualmente, capito? Il tonico, dici il tonico azzurro, quello lì azzurrino, lo puoi alternare tranquillamente. Non ne, cioè, ne ha all'interno. Però guarda, lo sto usando anch'io ed è veramente blando. Cioè, non è... leviga molto la pelle, però io ho visto che sulla lunga distanza non me l'ha seccata, capito? La pelle. Perché la cosa che voi dovete, a cui dovete fare più attenzione, ma lo dicono proprio anche nelle schede prodotto i brand coreani, quando usate un esfoliante chimico, se vedete che la vostra pelle tende a tirare, a seccarsi, a darvi fastidio, vuol dire che state usando troppo prodotto esfoliante o troppi esfolianti. Per questo che si dice anche di non mischiare magari gli acidi esfolianti con la vitamina C, perché che se ne dica, la vitamina C un pochettino di potere esfoliante ce l'ha. Va sul ricambio cellulare, quindi altra gente dice di no, però io comunque fate finta che non vi abbia detto niente. Quindi dovete sempre un po' regolarvi. Se vedi che 3 volte, io faccio una sera sì, una sera no, per dire con il tonico di bentonite PHA, e vedi che dopo
dopo di un po' ti si secca troppo la pelle, magari usi questa tutte le sere, una sera una sì, una sera no, il tonico è, dici, allora sai cosa faccio? Finisco il tonico e poi uso la mia bella cremina, che vi faccio vedere perché è molto bellina. Aspetta, la Bulgarian, ma poi c'è tutta la scatola con tutta una rosa sopra, madonna, che meraviglia. Sono bravi, sono bravi da matti a fare ste robe, sono proprio bravissimi. Molto innamorata dei prodotti nuovi che ho scelto. E brava, infatti, Mara. Ha seccato, quindi lo continuo a usare esattamente. Cioè, si fa così. Cioè, dovete regolarvi in questo modo. Scusate che scorro i commenti. No, aspetta, li mando via, perché non mi riesco più a vedere. Allora, adesso avrei finito la mia skincare della sera. Però, vi faccio vedere un prodottino. È buonissima, vero Valentina? Sì, lo so. Ma poi anche l'odore, sempre di rosa, ma una rosa leggera, una rosa non stucchevole, una rosa bella proprio. Allora, vi faccio vedere un altro prodottino, vi dicevo, mi ha fatto il naso. È molto particolare, molto strambo, che anche noi non sappiamo cosa, che prodotto è, come lo usiamo, dove lo mettiamo. Ed è sempre di Dalba Piedmont, Fantastic Waterful Mask Pack. Questa. Allora, questa qui è sempre, perché vi dicevo, Dalba ha la fissazione delle mist, dei prodotti che si spruzzano, infatti, tadam, si spruzza. Abbiamo visto che si è scritto mask pack addirittura, quindi è una maschera, ma come una maschera? Com'è possibile? Non è una maschera in realtà è una cream in mist, ovvero una crema che si spruzza, che si nebulizza. Cosa che anche nella cosmetica occidentale mi sembra che stia andando abbastanza di moda, ma loro, cioè, ovviamente, questa è uscita diverso tempo fa, ma io sono sempre un po' più restia a introdurre qualcosa di nuovo, devo capire come, cos'è e cosa non è. Allora, è buffa, perché io adesso me la vado a spargere sul viso, la uso come sleeping mask. Ok, andiamo. Non so se si riesce... Aiuto! A percepire... Non ce la stupida faccio. Allora, è un'acquetta, ma è... Adesso poi ve la faccio vedere bene. Ma è una crema, è cremosa. Cioè, io la lascio adesso così andare sul viso. Viene assorbita, evapora, quello che viene assorbito, assorbito, quello che è evaporato, evaporato. Poi uno, volendo, se non state in uno stato di comfort, potete anche assorbirlo, fare con un pad, per esempio, no? Come vi rimane più comodo. Però questa è fantastica, perché la potete usare una pelle, per esempio, mista in inverno, ma anche grassa in inverno, che risente di qualche secchezza, la può usare al posto della crema viso, perché comunque è acquosa, è più leggera, ne mettete, io non ho messo tanto poi, ne mettete di meno, la dosate in questo modo, adesso ve la faccio vedere perché così capite la consistenza. La mettete così, guardate, vedete? Vedete com'è? Così, per esempio, e potete fare questo. Per dire, ho una pelle mista, grassissima qui e qua, però qua mi screpolo tutta. Oppure il collo, oh che bello sul collo, io trucco da novantenne praticamente, perché se dimagrisco mi metto sul collo e qui, bello gioia. Potete fare di questo, e che anche, e quindi usarla anche eventualmente, siete fuori, l'aria aperta, lavorate anche fuori, quindi comunque soffrite il freddo, non, magari non vi truccate, perché questa sul trucco... ha qualche problemino, cioè se ve la andate a spruzzare vi scioglie il trucco comunque, quindi è meglio di no. Però magari non siete truccate, potete fare questo, che ve la andate a un attimo a mettere sul viso come se fosse appunto una maschera e la lasciate assorbire così. E io anche sulle mani, perché le nostre mani dopo tutte queste disinfettazioni, come si dice? Dopo aver disinfettato le mani, io le disinfetto anche in casa, anche solo da sola. E quindi non mi crescono neanche più le unghie, però che sollievo. Così, quindi mi viene da dire che è un prodotto molto trasversale, molto anti-age, perché comunque questa cosa che fa preserva l'idratazione e rilascia uno dei suoi principi attivi, che sono il tubero, cioè ovvero il tartufone,
Poi la glicerina che è un umettante, ricordiamoci che la glicerina sembra la Cenerentola degli attivi, ma in realtà è molto utile ai prodotti perché è un umettante ed è un umettante non troppo pesante. L'olio di girasole, ugualmente, un'altra Cenerentola fra gli oli, il meno figoso, cioè quanto è più bello il macadamia qui e là. L'olio di semi di girasole contiene un sacco di vitamina E, considerate questo. Viene usato nelle preparazioni anche perché è stabile, appunto, perché per esempio un olio di semi di lino si deteriora, non batte bene, fa una puzza bestiale. E viene usato pochissimo giusto per i capelli ed è pesantissimo tra l'altro, quindi invece l'olio di semi girasole non è così pesante eppure dà tutto quello che la pelle può avere, quindi non è che dobbiamo andare a cercare chissà cosa. Però poi ha estratto di riso, che i coreani sappiamo che amano moltissimo usare il riso perché comunque equilibra il sebo e riequilibra il tono della pelle, ci dà quella giusta luminosità, è un bellissimo ingrediente che comunque dà quel nutrimento leggero, mantiene la pelle anche pulita. Altra cosa che avevo visto, ah, e poi c'è l'acido ialuronico che insomma nelle pelli un pochettino âgée non dovrebbe mai mancare perché comunque il potere dell'acido ialuronico di richiamare l'acqua in superficie fa sembrare il nostro viso un pochettino più pienotto, soprattutto appunto quando cominciano a svuotarsi. Bene, io spero di avervi fatto vedere un po' di prodotti bellini, di avervi incuriosito. Ho in mente di fare la prossima settimana, vediamo verso la fine, magari se riesco, un altro video, facciamo una morning routine, una routine del mattino, con altri prodottini nuovi, magari alcuni che sono stati messi nel dimenticatoio, che magari non ce li sono arrivati, poi non li ho più guardati, poi ho detto voglio me. E quindi spero di aver fatto un bel video, di aver fatto vedere, una bella diretta anzi, di avervi fatto vedere anche delle cose che spero possano andare bene un po' per tutti i tipi di pelle e che magari appunto aggiustando la skincare, cioè avete visto, io adesso ho messo questa cremona che è un po' pesantona, messa così dopo tutti questi passaggi, però questa. Molto tranquillamente una pelle mista in inverno che soffre un po' il freddo, che magari deve passare una giornata all'aria aperta, si spera, insomma, adesso non si sa mai, erano tutti chiusi dentro casa, però anche in un ambiente con termosifoni, che secca la pelle, secca le mucose, un disastro, ogni tanto una spruzzatina e via, e gli ridiamo un po' di idratazione al viso, una pelle che tira magari così. Quindi, benissimo ragazze, io adesso vi saluto. E se avete appunto delle richieste, scrivetemi sotto nei commenti, cercherò di rispondere il prima possibile. Siamo un po' periodo prenatalizio, ragazzi, sempre molto molto pieno di, tra l'altro, anche diverse novità, anche spero belle, spero che si riescano anche a fare, che questo momento è un po' così. Grazie Mara per il sostegno. E quindi spero che vi sia piaciuto. Insomma, scrivetemi nei commenti quello che, di cui avete bisogno. Vi mando un bacione grande, una buona serata. Ciao ciao ciao.